peggio di Covid è solo un contentino, è bello avere la valigia non persa, progettando da Mario, per quello che poteva essere non è stato. Sì, sicuramente abbiamo avuto degli episodi, diciamo, non a favore, però era brutto sicuramente perdere una partita così dopo una prestazione quasi, quasi perfetta, perché il primo tempo loro hanno fatto un tiro con una carambola nei nostri confronti e poi nel secondo tempo anche hanno fatto la ripartenza sul secondo gol e non mi ricordo altre azioni. Ti trasferta proprio da Verona, qualcosa è cambiato, diciamo un po' con tutti quanti, perché a Cremona si va e si gioca per, diciamo, come vince la partita, poi anche per il pareggio per caso non è stata colpa dell'arbitro, si può dire, però ecco ad Ascoli è stata la più bella partita di trasferta da quando io seguo la quest'anno. E che cosa è cambiato? Ma diciamo che sono cambiati un po' gli obiettivi che ci mettiamo nel pre-partita, ecco, perché magari prima entravamo sempre per provare a vincere la partita e ci eravamo sempre un po' sbilanciati. Ora abbiamo capito che comunque anche un punto in trasferta è importante e giochiamo un po' più tranquilli, perché comunque avendo due risultati su tre, diciamo che. C'è la sfida dei punti, Bravo, diciamo. sì, c'è, perché comunque un punto è sempre importante, però poi abbiamo visto che in casa siamo fastidiosi, quindi giochiamo anche per non perdere. Sì, sicuramente, ma noi tutte le partite affrontiamo per vincere, anche perché per noi 3 punti sono fondamentali. Abbiamo visto che abbiamo fatto 8, nelle ultime 8 abbiamo fatto non so quanti punti, eppure siamo sempre lì a rischiare, siamo sempre nella zona rossa, no? Quindi è dura, è importante vincere, perché con 2 vittorie ti trovi su. E con un pareggio, una sconfitta, ti trovi di nuovo giù. E poi alla lunga si rischia di far fatica. Meglio con Adai Vicino o con Calvano? Come dicevo prima, Calvano è il tuo bodyguard. Ma hanno caratteristiche diverse, poi a me non cambia niente. Sì. A 2, 3, 4 non mi cambia, ecco. Poi dipende dal mister. Ah, sì, ho Non visto. dico che sei messo un po' tranquillo, però. No, boh, io guardo qua, poi quello che succede, succede, ecco. Non è. La mia Ma se priorità è qua. dovesse arrivare una proposta leggera di lascio ancora un altro anno, Vediamo, se vediamo se la fanno, non lo so. la Bisogna domanda che vedere se mi l'accettano tutti, ecco. viene in mente. Ma non è che cambia tanto, non cambia tanto 2 giocatori, ovviamente tanto noi siamo una squadra completa in qualsiasi reparto, quindi chiunque scende in campo fa il suo meglio e cerca di aiutare nel modo migliore la squadra. Poi certo ci sono degli episodi che ti girano contro, perché anche a Lito c'è la palla è picchiata nei piedi, non poteva far tanto, quindi non si può dare la colpa a nessuno, assolutamente. Ecco, guardate invece la gara con il Crotone. Il Crotone, come diceva il collega, una squadra che comunque adesso è seconda in classifica, vorrebbe tornare subito in Serie A dalla porta principale senza i playoff. Però ecco, voi avete sempre dimostrato che, come dicevo, in casa siete rognosi e soprattutto con le squadre di alta classifica riuscite a fare qualcosa di più. Che gara ti aspetta con il Ma il Crotone, di quello che mi ricordo l'andata, è la squadra che mi ha stupito di più, Crotone? Sì. perché come sotto l'aspetto del gioco, è una squadra completa, giocatori che hanno fatto categorie importanti per molti anni, quindi non lo scopriamo oggi Crotone, ecco. E ci aspettiamo una squadra che viene a giocarsela, perché
da come abbiamo visto, loro se la giocano in tutti i campi con la loro idea e verranno qua per fare la partita. Capitolo tifosi, ti aspetti qualcosa in più rispetto all'ultima gara con Perugia, dove c'è la giornata del vero, però non sono arrivati Sì, sicuramente, anche perché i tifosi per noi sono fondamentali. E in questo momento dell'anno, con la classifica che se fai due partite fatte bene, lo riempi lo stadio. Se fai, se come ho detto prima, un pareggio e una sconfitta, non viene la gente, certo. Bisogna ritrovare l'entusiasmo che c'è stato per un certo periodo e che c'è stato per la fine dell'anno scorso, ma le ultime quattro partite. chiusura per me, in che cosa stai migliorando questa cosa di Serie B e cosa tu pensi ancora di dover migliorare? Ma devo migliorare sicuramente nella fase difensiva, certo, sì, ovvio. Poi non lo so, poi dovete dirlo voi, nel senso, io gioco come so giocare, non Allora ti vedevo più ovviamente. veloce anche nel pezzino, quando prendi Ma sì, palla beh, sicuramente stretto perché sul devi velocizzare la giocata perché hai meno tempo per pensare. Qua ti vengono a pressare magari in modo diverso, ma ti vengono a pressare meglio. negativo, diciamo, magari qualche giocata un po' più forzata. Ma se non forzi la giocata. C'è il miglior rischio che di fare la giocata un po' No, a me piace fare la giocata, sicuro. Mi piace rischiarla, provo, anche perché se non provi a forzare la giocata e giochi sempre facile, crei poco, sei poco sfumato. pericoloso. Sì, esatto. Grazie. Ciao. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24.